due giornate dedicate al dilettantismo musicale. Ci siamo interessati di questo argomento per molte ragioni. Sicuramente il dilettantismo musicale è qualcosa che è molto poco praticato, molto poco anche sponsorizzato, diciamo, nella cultura italiana. Poco si fa per insegnare musica per delle persone che eventualmente vogliono poi andare a fare mestieri diversi. Il dilettantismo musicale esiste sia nel produrre la musica, nel suonare, come esiste anche nell'ascolto, cioè anche capendo meglio la musica che si ascolta si dà più gioia o si capisce di più e fa più piacere. Questo vale non solo per la musica, vale anche per quadri. Bei quadri sono molto più belli una volta che si capisce in che contesto sono stati dipinti. Qui abbiamo discusso se il dilettantismo musicale era qualcosa che eventualmente portava anche fattori positivi verso la musica professionale. Certamente più persone ci sono che siano confrontati alla musica, sono educati in musica, più avremo musicisti che poi alla fine sceglieranno di fare questo come professione. La cosa che è molto chiaro è che ci dispiace che troppo poca educazione musicale non permetta ad abbastanza persone di divertirsi e di godersi la musica nella loro vita. Per questo abbiamo invitato qui un cardiochirurgo molto illustre, Yves Leconte, che ha fatto grandissimi contributi per la cardiochirurgia ed è anche violinista dilettante. E giustamente si è discusso, ma se eventualmente a lui serviva questa formazione musicale per poi esprimersi meglio nella professione come cardiochirurgo. La comunicazione che c'è per esempio tra musicisti quando suonano un quartetto insieme, oppure degli orchestrali che guardano un direttore d'orchestra, là c'è una comunicazione che funziona senza parole, cioè una comunicazione non verbale. E questo fenomeno esiste anche altrove, non solo in musica, però si insegna moltissimo nella musica. E per esempio, in una situazione di cardiochirurgia, in un tavolo operatorio di cardiochirurgia, ci sono anestesisti, pompisti, cioè ci sono tantissime professioni coinvolte e queste persone devono comunicare senza spiegare parola per parola che cosa c'è da fare. Cioè una comunicazione non verbale esiste anche in sala operatoria di cardiochirurgia, come in tantissime situazioni dove si lavora in gruppo. Allora là, per esempio, un beneficio della formazione musicale che si può riprodurre in altri mestieri. Ecco, questi sono stati i temi discussi e senz'altro alla fine di queste due giornate ci sentiamo molto arricchiti.